Pronto a partire anche l'intervento su Via Fanella da lunedì 6 novembre. Un intervento che sarà una risposta efficiente ed efficace a tutte quelle segnalazioni dei residenti che in questi anni ci lamentavano la velocità insostenibile per quanto riguarda il traffico urbano, quindi in prossimità delle loro abitazioni, spesso erano in pericolo proprio nell'uscita. Ecco che in questo caso interverremo con tre attraversamenti rialzati, uno in prossimità di quella che è il tratto tra via Davide Squarcia e via Martiri da Belfiore. Poi abbiamo un altro tratto invece pavimentato che sarà nell'intersezione con via Aldo Moro e via della Fornace. Quella verrà tutta un'area pavimentata proprio per far capire che si entra in una zona 30. Una zona, ricordo, che era già stata definita zona 30 senza questo tipo di interventi, ma non funzionava. Spesso questi interventi vanno a rieducare quella che è la circolazione stradale, perché se fossimo già educati e rispettassimo quello che è la cartellonistica, sicuramente non avremmo bisogno di questi interventi. Questo lavoro durerà circa 7 giorni, in base a un cronoprogramma che consentirà comunque l'accesso e l'uscita a tutti i residenti. La parte più corposa di questa settimana andrà ad interdire il traffico diciamo, da via Davide Squarcia, quindi dall'intersezione, sino a via Martiri da Belfiore, perché è quella la parte dove andremo a fresare e pavimentare il tratto della ciclabile, per permettere quindi il completamento dell'asfaltatura che, ricordiamo, lo scorso anno venne fatta nella parte di fianco la ciclabile su tutto l'asse e quindi oggi andiamo a completarla con questo nuovo spazio. Poi andranno fatti gli attraversamenti pedonali. La seconda parte del lavoro, quindi che si tratterà di un giorno circa, sarà l'interdizione del tratto tra via Montefeltro, quindi in prossimità della rotatoria via Aldo Moro e via della Fornace. Qui dovremo fare un semplice attraversamento, quindi in un giorno si riuscirà a completare l'opera. Quando saranno eseguite tali lavorazioni, il transito verrà riaperto per poi invece richiudere solo per un giorno per quello che è la segnaletica orizzontale, mentre quella verticale verrà realizzata in base alle chiusure nella settimana in cui faremo appunto gli attraversamenti e il rifacimento della ciclabile.